Bentornati su Denot, oggi voglio proporre un video per quanto riguarda. Le regole per quanto riguarda la nona edizione di Warhammer 40.000 rilasciata dalla Games Workshop. Vi voglio ricordare che in descrizione potete trovare la playlist con all'interno tutti i video con le regole per quanto riguarda sia le regole base che le regole avanzate per quanto riguarda appunto questo gioco. Quindi ora possiamo cominciare a vederle. Possiamo cominciare a parlare per quelle che sono le regole rare. In realtà comunque queste, pur essendo regole tecnicamente avanzate, sono regole proprio basilari, perché troviamo veramente tante unità che hanno almeno una di queste regole. Teniamo conto che qui c'è per esempio la regola per l'esplosione dei veicoli, che è una regola che praticamente è veramente comune. Quindi ora andiamo a vederle una per una cosa effettivamente dicono. E possiamo quindi cominciare col primo che è benefici dalla cover finché non si è in terreno. Ecco che si fa esattamente quello che dice il nome, nel senso si guadagna una cover leggera, quindi solo un più uno ai tiri salvezza, quando si è in campo aperto. Ricordate che ci sono comunque dei casi in cui ci sono degli incrementi alla cover nel caso si sia diciamo, in un terreno che dia la cover stessa, e per determinare se la cover effettivamente è data, bisogna vedere se questo terreno è definito poterla dare, quindi semplicemente si guarda la descrizione del terreno in quel caso lì. Inoltre bisogna tenere in considerazione anche un'altra cosa, che la cover aumenta soltanto i tiri salvezza, quindi niente tiri di vulnerabilità. I tiri di vulnerabilità non sono soggetti a questo incremento. E un'altra cosa da ricordare è che funziona solo contro gli attacchi da tiro, non corpo a corpo, quindi sempre e solo comunque contro gli attacchi da tiro. E poi abbiamo l'ignorare i benefici della cover. Questo come effetto dipende dagli risultati dell'arma o del modello che sta sparando, cosa effettivamente dice. Quindi si va di solito contro il beneficiare per quanto riguarda i bonus ai tiri salvezza, però potrebbe essere che se si ignorano tutti i bonus alla cover, si possono ignorare per esempio abilità che sono date dalla stessa unità, magari a malus ai tiri per colpire, ma potrebbe esserci alcune armi che magari ignorano proprio quei malus. Altri esempi potrebbero ignorare se dicono ignora tutti i benefici della cover, ignorano proprio tutti, quindi che appunto l'elemento scenico dia la copertura leggera, copertura pesante, copertura densa, ma anche effetti come il tratto oscuramento che hanno alcuni elementi scenici. Quindi semplicemente andate a vedere come interagiscono le due regole e guardate. Di solito comunque si riferisce principalmente a ignorare i bonus e tiri salvezza per quanto riguarda appunto chi beneficia della cover stessa. E poi abbiamo l'abilità di implementare i benefici della cover. In questo caso, qualora non si sia in un elemento scenico che, diciamo, sia con le regole di cover leggera e cover pesante, si aumenta semplicemente di uno i tiri salvezza per quanto riguarda quelli che si possono fare per la cover. Per quanto riguarda invece la parte, nel caso in cui sia un terreno con le regole di copertura leggera o copertura pesante, ecco che in quel caso appunto si applica un più 2 anziché un più 1. Va comunque ricordato che in alcun caso per questi tiri di cover si può implementare quello che è il tiro invulnerabilità, quindi fate attenzione nel caso eventualmente. E poi abbiamo unità psionici. Ecco che in questo caso si seleziona un modello di unità che deve essere composto da più modelli ovviamente, e quel modello sarà il modello da cui per quella manifestazione si misurerà per quanto riguarda il castare o il disperdere, quindi per manifestare il potere psionico o per utilizzare il negare la strega. Ecco che tutte quelle che sono le regole per manifestare e negare saranno applicate a partire da quel modello. Per tutti gli altri usi e consumi, semplicemente quell'unità non viene considerato comunque essere psionico, quindi non ha alcuna parte per quanto riguarda la regola Psyker eventualmente. E poi abbiamo quella di sparare nuovamente, che semplicemente fa quello che viene scritto, quindi si spara nuovamente con unità. È però da tenere in considerazione che ci sono diversi modi di farlo. Ad esempio, ci sono unità come quella dei nuovi Eradicator, dei nuovi Primaris Space Marine come unità, che ovviamente spara di nuovo solo se si è puntato allo stesso bersaglio. Quindi quello è un caso specifico in cui permette di farlo, ma solo qualora si faccia a quel bersaglio. Ma ci sono altri casi, come ad esempio l'aggressor, che permette di sparare due volte. Ecco che in quel caso lì però bisogna ricordarsi che sono due sequenze separate, quindi si può sparare, poi aspettare e sparare di nuovo con la stessa unità. In questo caso specifico bisogna ricordare che si possono bersagliare
bersagli differenti, il che vuol dire, per esempio, che se si distrugge un veicolo, poi si può sparare all'unità che è sbarcata da quel veicolo stesso. Quindi bisogna fare un attimo attenzione appunto sulle tempistiche, eventualmente guardare qual è la descrizione dell'arma. In ogni caso, va ricordato che se un'arma o comunque una regola dice che si spara alla fine della fase di tiro, la fase di tiro comunque non termina finché non si è finito tutte le armi che hanno quel tipo di, diciamo, nomenclatura. Quindi che appunto la fase di tiro effettivamente finisce quando si è finito di sparare anche con quelle armi. Semplicemente fate attenzione un po' alla descrizione del testo nel caso, ma è semplicemente appunto spara nuovamente completamente nuovo. E poi abbiamo le abilità di non tirare, ovvero sono abilità che si applicano nella fase di tiro, ma allo stesso tempo non sono armi da tiro, sono abilità e hanno il vantaggio che, pur essendo applicate nella fase di tiro, non hanno i problemi dovuti all'avere la ritirata, oppure per aver corso, o anche per essere entro la zona di ingaggio nemica. Quindi vuol dire che possono essere usate praticamente sempre comunque nella fase di tiro, e questo è, diciamo, il loro vantaggio indiscusso a riguardo. Quindi semplicemente tenete conto che ci sono queste abilità particolari. E poi abbiamo le regole: attaccare sempre per primo o attaccare sempre per ultimo. In questo caso bisogna tenere in considerazione che il giocatore del turno ha la precedenza per applicare, il che vuol dire che, ad esempio, se l'avversario sta caricando e voi avete comunque un'unità che può attaccare sempre per prima, una delle sue unità andrà comunque per prima, perché è il suo turno. Poi vi alternerete nel caso ne abbiate più di una che sta caricando e voi che avete che attacca per prima, vi alternate a fare le altre, ma toccherà lui perché è il giocatore del turno. Quindi tenete conto appunto di questa differenza. Qualora poi un'unità sia allo stesso tempo bersaglio di attaccare sempre per prima e attaccare sempre per l'ultima, queste due si annichiliscono l'un l'altra, quindi semplicemente non funzionano e si procede normalmente. Tenete conto comunque che se ci sono dei dubbi per quanto riguarda appunto cosa va applicato prima, allora il giocatore di turno ha la precedenza per applicare la regola. E poi abbiamo combattere con modelli singoli. In questo caso può esserci che per alcune regole, stratagemmi o altro, un modello singolo, magari dell'unità o alcuni modelli, possano combattere. In quel caso specifico ricordatevi che potete fare movimento di ammassamento, quindi di pailina, e poi combattere nuovamente con uno o più attacchi a seconda della regola in questione. E poi comunque potete anche consolidare. Qualora però facciate sia il movimento di pailin che quello di consolidamento, ricordate che comunque dovete finire il movimento in coesione. Quindi non potete per alcuna ragione uscire, nonostante questo movimento, dalla coesione stessa. Quindi tenete conto appunto di questa limitazione perché è la base. E poi abbiamo combattere di nuovo. In questo caso si può selezionare una seconda volta l'unità con cui combattere, il che vuol dire che anche se l'unità ha già combattuto, si può effettuare un nuovo turno di combattimento con quell'unità, il che vuol dire includere sia il pailin che il combattere che il consolidamento. Tenete conto che un'unità che ha caricato potrà combattere due volte con la regola attaccare per prima, quindi c'è comunque una differenza. E anche qualora ci sia un'unità che riesce a interrompere questa sequenza, poi l'unità verrà comunque portata a termine, perché magari attacca per prima anche lei, quindi si attacca prima, dopo l'altra interviene e dopo si seleziona di nuovo l'unità stessa. Un'altra cosa da tenere in considerazione è che se con l'eventuale ammassamento o così via si entra nella zona di ingaggio nemica, ecco che se quell'unità che si è andata a ingaggiare non ha già attaccato, questa può attaccare. Quindi la vera sequenza di combattimento finisce dopo che tutte le unità che possono essere selezionate per combattere hanno combattuto. Quindi tenete conto anche di questa specifica perché è molto importante. E poi abbiamo una importante regola che serve a dirimere molte questioni, ovvero la priorità dell'attacco. Quindi in questo caso ha priorità l'attaccante. Questo vuol dire che se ci sono situazioni in cui le regole vanno in conflitto, come l'attaccante può sempre colpire a 2+ e il difensore può essere solo sempre colpito a 6+, si applica il 2+ per ricolpire dell'attaccante, per fare un esempio. Quindi è molto importante per determinare e risolvere questioni che altrimenti sarebbero un po' problematiche. Quindi il fattore che sia sempre l'attaccante ad avere la priorità quando si tratta di eventuali conflitti diventa molto importante per determinare quella che sarà la sequenza di attacco. E poi abbiamo per la priorità sul morale. Ecco che in questo caso, se ci sono due regole che combattono
confliggono, per esempio, che una si passa sempre il test di morale, l'altra si fallisce sempre il test di morale, alla precedenza quella si passa sempre il test di morale. Qualora invece ci sia che una regola appunto sostiene che non si perdono ulteriori modelli e l'altra che si perdono ulteriori modelli, la parte difensiva, quindi che non si perdono, si riducono i modelli, ha la precedenza. Quindi fate molta attenzione in questo caso perché è il difensore ad avere la precedenza appunto per quanto riguarda il fare i test. E poi abbiamo i modelli risorti. In questo caso si escludono i modelli che sono stati distrutti e fatti tornare in quello stesso turno quando si effettuano i test di morale. Quindi questo può essere un ottimo sistema per ridurre o addirittura prevenire eventuali test di morale stessi. E poi abbiamo la regola esplodere. In questo caso viene specificato che il controllore del modello che esplode a tirare per vedere se il modello esplode e per i danni che vengono inflitti anche alle unità circostanti. Quindi in quel caso lì viene specificato appunto che è il controllore a tirare i dadi di un modello che lo riguarda. E poi abbiamo la parte per quanto riguarda riposizionare o rimpiazzare unità. In questo caso si fa quello che dice effettivamente il nome, quindi si riposiziona, quindi si prende un'unità, la si toglie da dove si trova e la si posiziona altrove sul campo, schierandola nuovamente sul campo. E il rimpiazzare è praticamente sostituire un'unità che era praticamente sul campo, vuoi perché è stato distrutto o per altri motivi. E ora andiamo a vedere come trattare questi casi specifici. Il primo punto che possiamo dare è che le regole che vengono applicate o attivate da unità che vengono posizionate sul campo come rinforzi si applicano anche a unità che vengono rischierate sul campo oppure a rimpiazzare e quindi posizionate sul campo, perché vengono usate come essere arrivate appunto dalla riserva come rinforzi. Quindi bisogna tener conto che potrebbero subire quindi dei malus o dei bonus a seconda della situazione eventuale che si viene ad avere. Quindi fate un po' attenzione alla casistica. E il secondo e terzo punto voglio trattarli assieme perché riguarda le unità che arrivano appunto come rinforzi. In questo caso specifico voglio ricordarvi che contano essersi come mosse del massimo movimento a loro disponibile. Quindi non potranno compiere dei movimenti normali oppure fare una corsa, oppure fare una ritirata o rimanere stazionari. Contano come essersi mossi del massimo e non possono fare, per quanto riguarda quella fase di movimento, ulteriori movimenti. Quindi rimangono fermi dove sono, come sono arrivati. Il quarto punto è per unità che siano già nella zona di ingaggio nemiche e vengono tirate via dal combattimento per essere posizionate altrove. E qualora venga fatto ciò, queste unità non sono considerate come aver fatto un movimento di ritirata. Questo è molto importante, perché vuol dire che quelle unità potranno, nel caso, tirare, manifestare poteri psionici e caricare normalmente. Quindi è molto importante capire questa specifica. E il quinto punto è per quanto riguarda unità che corrono e siano appunto riposizionate. E qualora vengono riposizionate, comunque contano come aver corso in quel battle round. Quindi è molto importante capire appunto quella questione. E anche da tener conto che questo si applica ovviamente a unità che sono state riposizionate, unità che vanno a sostituire ovviamente sono nuove unità e quindi non hanno una penalità per un qualcosa che ha compiuto un'altra unità perché è letteralmente una nuova unità. E voglio trattare il sesto e il settimo punto assieme. In questo caso, qualora riposizionate delle unità rischiandole nuovamente in campo, ripeto, riposizionare perché se sostituite l'unità, rimpiazzate l'unità, ovviamente quella sarà un'altra unità, quindi non conterà. Qualsiasi perdita da questa unità che è stata riposizionata sul campo rimarrà tale e non potrete recuperare ferite che quell'unità, quel modello dell'unità abbia subito. Quindi ricordatevi che prendete la condizione in cui si è e la riportate da un'altra parte. Non è che potete ripristinare l'unità al massimo potenziale soltanto perché l'avete ricollocata altrove. Rimane con i modelli persi e le ferite perse che ha già. E l'ottavo punto è molto simile al sesto e settimo, quindi si tratta che se un'unità viene riposizionata, ripeto, riposizionata, non sostituita, non rimpiazzata, perché se è una nuova unità non può avere gli stessi effetti che aveva l'altra se non li ha subiti, ecco che se viene riposizionata, a parte quegli effetti che vengono generati dall'aura e che quindi hanno un range in cui hanno effettivamente valore, ecco che quegli effetti tipo stratagemmi, poteri psionici o altro che vanno a influenzare l'unità verranno mantenuti anche se l'unità viene riposizionata per tutta la durata in cui si applica quell'effetto. Quindi tenete conto di questa situazione perché semplicemente si applica una cosa normale.
semplicemente l'unità viene spostata da un'altra parte, ma tutto il bonus e malus che l'avevano influenzata vengono mantenuti. E come avete potuto vedere, queste sono comunque tutte regole che per la maggior parte richiedono semplicemente un po' di buon senso. È comunque buona cosa che sono state chiarite in modo che, qualora ci siano problemi o altro, sono già regolamentate e quindi non ci possono essere discussioni al riguardo. Semplicemente se ne prende atto e si guarda se qualcosa può essere applicato o meno a seconda delle casistiche. Tutto lì. Ad ogni modo. Da Dynamod per questo video è tutto. Vi invito a mettere mi piace, a iscrivervi al canale, a suonare la campanella e a lasciare un commento se siete interessati ad avere specifiche e ulteriori video riguardo questo tipo di video, oppure se siete interessati a semplicemente segnalarmi qualche domanda o qualche video a cui potete essere interessati. Da Dynamod è tutto, alla prossima!